Allora, le pillole di archeologia, anche oggi, amici di Giacomo, antivigilia di Natale, vi facciamo vedere una piccola chicca molto molto bella. Allora, intanto vi facciamo vedere dove siamo in questo momento. Siamo attaccati al Duomo di Como, cioè al Broletto, che è questo qui. Adesso ve lo facciamo vedere, grazie a Marco Biraghi della Archeologica Comense, che è anche no con noi quest'oggi. Buongiorno. Buongiorno, caro Marco, Buongiorno. buongiorno. Sì, ci troviamo appunto dietro al Broletto. Questo è il lato quello Sì, appunto, non che dà verso la la piazza, ma piazza è di là, ecco, questo siamo quello proprio. retrostante. Esatto, era praticamente la sede del potere civile in epoca medievale, quindi dove veniva appunto amministrato il potere civile. Al posto del comune, tanto per intenderci, Esatto, il comune di oggi, insomma, era qua, rappresentato dal Broletto. E ringraziamo anche il comune che ci ha permesso di ringraziamo il comune. entrare, oltre all'archeologico ovviamente. Adesso entreremo e faremo vedere anche Anche da l'interno dentro. del Broletto. Prego, Marco. Ecco, noi sappiamo perlomeno dalla lapide che di solito si vede sull'altro lato della piazza, che ci dice che è stato costruito nel 1215. Però molti studiosi già hanno messo in dubbio il fatto che magari che quella lapide possa realmente coincidere con il palazzo che noi vediamo, perché stilisticamente sembra avere caratteri un po' posteriori. Quindi è un palazzo prettamente gotico, vediamo appunto gli arconi Esatto, gotici, i capitelli appunto di esatto. quel periodo, pietra locale, quindi caratterizzata da questo muro con una tricromia, quindi tre colori dati da pietre locali, il Ah, è marmo bianco vero, di c'è il marmo Musso, bianco, è vero, quello quello grigio, grigio diciamo. che è quello di Olcio, e la Ok. pietra di Arzo che è quella Quella rossa. rossa, perfetto. Qui mi dicevi c'era addirittura i segni della scala di Esatto, una qui noi volta. vediamo il vecchio ingresso, perché noi oggi siamo abituati a entrare Adesso entriamo di diciamo, là, più o tra meno l'altro ci in sono dei lavori. corrispondenza della torre, ma noi lì in alto riusciamo ancora a scorgere dove si impostava la vecchia scala. Come mai non c'è più? Perché appunto quando hanno iniziato ad allargare il Duomo necessitavano di un pochino di spazio e quindi hanno demolito parte Ah. del Broletto per appunto far posto al Duomo. Però appunto ancora è rimasto la vecchia imposta della scala e parte del vecchio ingresso, lo vediamo fino in alto. Allora, e adesso invece andiamo nell'ingresso di oggi, del 2020, e tra l'altro ci sono anche i lavori, ma c'è un ingresso di servizio che, ripeto, ci ha concesso il comune proprio per poter entrare, no, Marco, e Esatto, visitare questo gioiello, ti facciamo vedere che il Broletto all'interno. si può visitare durante il normale periodo, e adesso è tutto chiuso, come vedete, poi ci sono anche dei lavori in corso. Noi entriamo quindi da questo ingresso di servizio, ma solo noi in questo momento. Tanto ne approfitto, tu vai avanti Marco che ti seguo, per salutare i nostri amici che sono Nello, buongiorno, Nuccia e Melissa, pillole di archeologia questa mattina qui con Marco Biraghi sulle scale del Broletto a Como. All'interno della torre civica. Siamo all'interno della Torre Civica, esatto. Adesso tra poco arriviamo nel salone e poi da lì si potrà ammirare anche Piazza Duomo. Ecco, sono le ultime scale. E ci siamo, perfetto. Questo è il Broletto, perfetto. Questo è il salone bellissimo del Broletto. Prego, Marco. Eccoci qua. Eccoci, siamo all'interno del Broletto, ovviamente lo vediamo restaurato, pensate che c'era un altro piano che è stato demolito intorno all'Ottocento, perché appunto pensate che nel Settecento addirittura era stato adibito a teatro questo luogo. Teatro era? Nel Settecento, Addirittura. sì, prima del teatro sociale, Era il il Broletto. Broletto Ah, era non lo stato sapevo. adibito a teatro, Ah, esatto, perfetto. e poi appunto è stato ripristinato. Vediamo che all'interno però sono rimaste alcune tracce originali, alcuni Cosa sono affreschi. questi affreschi? Qui vediamo ad esempio lo vedete questo pezzo con una scritta che siamo intorno al 1334, è una scritta che invitava i giudici a svolgere bene il loro lavoro, i giudici che appunto Come tipo la erano. legge uguale per tutti, Esatto, una sostanzialmente, che c'è in sorta. tribunale. Ok, Esatto. perfetto. C'erano anche altri affreschi che sono ora conservati in Pinacoteca Civica, c'è un bellissimo momento mori dove si vede un giovane con la morte. Che erano appunto degli affreschi che esortavano un po' a svolgere appunto i giudici e i consoli a svolgere bene la loro funzione. Bellissimo comunque anche l'interno, è suggestivo. Adesso ovviamente lo vedete spoglio perché non è in corso nulla, non ci sono alcune. Esatto, non ci sono Di mostre. solito ci sono mostre, allestimenti, insomma, il Broletto anche a Natale è sempre stato molto bello, molto ricco di cose. Oggi ovviamente lo vedete un po' così spoglio, ma bello anche nella sua
Sì, ecco, è semplicità che gli è stato dato, però salutiamo ancora il nostro amico Nello e Sabina, buongiorno anche ad Anna, grazie a voi di seguirci con grande simpatia. Ecco Marco, quindi possiamo, questo è... Eccoci qua, qui siamo sul balconcino che siamo abituati di solito a vedere dal basso. Esatto, e questa è Piazza Duomo sotto di noi. Piazza Duomo in questo momento, tra l'altro è proprio giornata, ultima giornata di shopping, vedete la le strade si stanno già riempiendo di persone, vedete il lago e Piazza Cavour sullo sfondo, qui sotto di noi Piazza Duomo e qui via Vittorio Emanuele, esatto. Centro di Como. Questa era la cosiddetta parlera, diciamo che era un po' il luogo da dove si affacciavano le autorità quando dovevano comunicare appunto al popolo quello che si decideva all'interno del palazzo. Ecco, io ci ho sempre pensato e sperato di poter venire a far vedere durante i nostri buongiorno, ma non abbiamo avuto la possibilità perché ovviamente bisogna avere appunto l'ingresso e non è facile. Adesso ne approfitto e vi faccio vedere, vi faccio godere di questa bellezza infinita. Questo è il Duomo, siamo proprio attaccati al Duomo di Como. Anche Elena, buongiorno dalla vostra amica comasca che ci guarda da Caorle, in provincia di Venezia, credo, sì, Caorle, sì. E buongiorno Elena, grazie, mi fa molto... vedi, questa allora è la tua bella città, il tuo bel Duomo, che oggi vi vogliamo far vedere grazie alla archeologica e grazie anche al comune di Como, esatto. Ovviamente. Ne approfitto magari per farvi vedere, perché si vedono dal basso, non si vedono quasi mai. Gli archetti gotici, ci sono appunto questi peducci tipici con vari animali e varie, insomma, facce anche grottesche. Facce di animali? Sono animali, sono esseri, insomma, mostruosi, che ricordano forse anche un po' i gargoyle, ecco, insomma. Perfetto, eccolo qua, vedete, bellissimo, ecco, molti dei nostri telespettatori magari sono abituati a passare qua sotto in Piazza Duomo a rivolgere lo sguardo verso l'alto, verso il Broletto. Esatto. L'anno scorso e negli anni scorsi, ricorderete, il Broletto è stato una delle attrazioni della città dei Balocchi, che ovviamente quest'anno, per ovvie ragioni contingenti all'emergenza sanitaria, non può svolgersi. Beh, direi che vi abbiamo fatto vedere anche oggi una chicca, un bel gioiello. Como bellissima, grazie Nello, bene, grazie dei tuoi apprezzamenti. Che altro c'è da dire, caro Marco? Abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto, rifacciamo vedere. Allora, vi faccio vedere ancora Piazza Duomo dall'alto, dal balconcino del Broletto. Come vedete si sta ravvivando la città, insomma oggi è l'ultimo giorno corsa agli acquisti e mancano le luci di Natale, certo che mancano quest'anno, l'anno scorso il Broletto era una delle attrazioni. Torniamo dentro, ciao anche ad Anna che ci saluta e ci ringrazia, ciao anche a Maria, che fortuna, dice, poter entrare, è bellissimo, buone feste anche a te cara Maria, sì, siamo stati fortunati. Auguri cara Elena anche a te da Caorle, un caro affettuoso saluto, dicevo fortunati, grazie al comune, grazie all'archeologica con la quale torneremo ancora, torneremo sicuramente con altri appuntamenti, altre pillole di archeologia. Salutiamo Enrico Colombo che questa mattina non ha potuto essere presente, esatto. Ma lo salutiamo con grande affetto, ringrazio Marco, buone grazie feste a dopo Natale, allora dopo Natale. Un saluto anche a Giovanna, molto interessante, è vero, interessante e bello. Chiudiamo anche con questo spaccato del Broletto di Como, guardate che bello. Ciao Giovanna, ciao Elena, buongiorno a tutti. Pillole di archeologia finisce qui con l'archeologica. Torniamo dopo Natale. Arrivederci.